Un controllo fondamentale per chi ama la montagna. Il servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri ha il compito di monitorare il pericolo valanghe su tutto il territorio nazionale. Una valutazione inviata alle regioni per la protezione civile, ma anche diffusa in un bollettino per informare l'utente in alta quota, dove la responsabilità è individuale. Dall'inizio della stagione invernale abbiamo avuto numerosi incidenti in valanga. Sull'arco alpino europeo 58 vittime, solo in Italia 12, con 40 incidenti e circa una ventina di travolti. C'è necessità di attirare l'attenzione per lo svolgimento delle attività escursionistiche con le ciaspole a piedi o anche con lo sci alpinismo, che sono consentite, ma bisogna fare molto. Naturalmente non fa eccezione Cortina, a maggior ragione in questo momento di grande attenzione durante i mondiali di sci e dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Attualmente nel comprensorio delle Dolomiti settentrionali è presente un grado di pericolo marcato 3. Significa che c'è la probabilità di distaccare masse nevose con debole sovraccarico, ovvero con il passaggio di un singolo escursionista a piedi con le ciaspole o sci alpinista. Un servizio fondamentale per tutti gli eventi legati alla montagna, ma anche per quei semplici appassionati che amano vivere direttamente il contatto con l'alta quota.